Salve a tutti, bentornati sul canale. Oggi facciamo un update sia indici americani che Bitcoin perché ci sono state delle movimentazioni per quanto riguarda indici americani. Siamo tornati a testare un livello che vi abbiamo mostrato il 2 luglio che ci diede la prima reazione qui a questo touch e oggi siamo tornati a questo livello per quanto riguarda l'S&P, idem per il Nasdaq. Siamo tornati in questa area di accumulo che ci diede queste due reazioni. Adesso è la terza volta che andiamo a usare questo livello. E per quanto riguarda Bitcoin, nella live di ieri vi abbiamo mostrato qual era il livello che avrebbe dato una reazione. Bitcoin ha avuto una reazione al retest di questo livello, poi a oggi ha dumpato. Quindi andiamo a cercare di capire qual è il punto della situazione. Salve a tutti, bentornati sul canale e mi raccomando, date sempre un bel pollice, una bella sfollicciata per dare una mano al lavoro che portiamo qui gratuitamente per voi. Quindi dateci sempre una mano, a voi non costa niente, è solo un click. Allora, vi ricordo che la correlazione tra Nasdaq e Bitcoin è ancora molto stretta. Come si può notare, quella in blu è il Bitcoin, quella in scuro invece è il Nasdaq. Quindi la correlazione ancora persiste e pensare di guardare Bitcoin senza guardare gli indici americani è un'utopia in questo momento. Quindi cerchiamo di capire che cosa sta succedendo agli indici. Gli indici hanno fatto, dopo il 4 luglio, che sono andati a toccare questo livello di resistenza, di cui sempre nella live di ieri vi abbiamo parlato di questo livello che avrebbe dato una reazione. Infatti, a questo livello c'è stato questo dump e adesso siamo tornati nell'area di accumulo maggiore che sta dando una reazione. Cosa dobbiamo aspettarci? Cercare di andare di nuovo all'attacco di questo livello che per adesso sembra l'area più importante di resistenza. Ovviamente l'area più importante di supporto attualmente è questa, ma non abbiamo ancora toccato il POC maestro di questo livello, quindi potremmo, se dovessimo venire a toccare qui, avere ancora una reazione più importante rispetto a ciò che sta avvenendo ora. Quindi occhio a questi livelli, perché in base a questi livelli sapremo la reazione nel prossimo futuro e quale sarà. Per quanto riguarda Bitcoin, come vi avevamo già detto nella live di ieri, il punto dove ci sarebbe stato un retest e avrebbe avuto una reazione era questo livello qui, nell'area più liquida. Il retest qui c'è stato e c'è stata un'accelerazione. Poi siamo entrati in quest'area. Quest'area, per chi non lo ha visto e magari è nel nostro gruppo Telegram, questa mattina vi abbiamo avvisato che eravamo arrivati al massimo accumulo dei sellers, quindi stavamo entrando in quest'area di massimi accumuli e potevamo essere ovviamente respinti. Noi, come vi abbiamo anche mostrato nel gruppo Telegram, abbiamo shortato per l'appunto Bitcoin e Bitcoin è venuto giù. Ora, il primo livello di supporto che aveva già utilizzato la prima volta, questo, dove è stato usato qui per il long di 2 giorni fa, è stato distrutto, mentre è stato usato il secondo livello che avevamo evidenziato sempre qui di questi massimi di questa pool. Quindi per il momento è questo il livello che sta supportando Bitcoin. Cosa succede se Bitcoin dovesse rompere e posizionarsi sopra? Dobbiamo andare di nuovo poi all'attacco di questi livelli di resistenza e poi torniamo nell'area liquida dove ci sono la massima armata dei sellers attualmente in essere. Quindi questi sono i livelli di resistenza che dovremo affrontare nel caso in cui torniamo a spingere. Nel caso in cui veniamo respinti da questo livello, perché attualmente stiamo cercando di rompere, ma potremmo tranquillamente fare uno spike e tornare sotto, allora lì dovremo attenzionare quest'area di accumulo. E ovviamente quest'area grigia che dovreste conoscere a memoria perché ve l'abbiamo fatta vedere esattamente nel video del 4 luglio, anzi nel video del pump del 2 luglio. Quindi per chi ci segue già conoscete benissimo questi livelli perché sono i livelli più importanti che attualmente i buyers stanno difendendo e si vede benissimo. Quindi occhio a queste candele come chiuderanno qui perché avremo conferma se riusciamo di nuovo a riconquistare quest'area o se andiamo a scaricare fino alla base. Per quanto riguarda Nasdaq, stessa medesima situazione, dobbiamo cercare di tornare all'attacco di quest'area. Se invece non riusciamo e andiamo a scaricare ancora entro fine giornata, livello prossimo da attenzionare è questo. Nel caso in cui anche questo viene distrutto,
Gli ultimi livelli da attenzionare sono l'area di order block e l'area di massimo supply qua sotto, scusate, di demand. Quindi occhio a questi livelli che stiamo per affrontare. Per quanto riguarda l'S&P, stessa medesima situazione, il massimo accumulo qua sotto, nel caso in cui dovessimo scaricare, è da attenzionare perché è qui che potremmo avere poi un'ulteriore reazione. Quindi questi sono i livelli chiave che in questo momento conviene guardare. Un bel pollice, ragazzi, date sempre una mano, a voi non costa niente. Ciao a tutti da Massimo Rea, trader, investitore e sviluppatore dal 2001.